ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete, quest'oggi siamo qui a Memoride, non perché volevo visitare la città, ma perché ora, per proseguire con la storia principale del gioco, bisogna andare a Nevepoli. E quindi, per andare a Nevepoli, bisogna passare per il Monte Corona. Devo controllare prima i vari strumenti. Ok, edere ci stanno. Devo comprare qualcosa sicuro, perché le pozioni, per 3 più pozioni e 8 super pozioni, non credo possano bastare. Diciamo, sto utilizzando molto di più le iper pozioni rispetto alle super pozioni, per il semplice motivo che oramai una super pozione non basta. Ok, non dovevo andare di qua. Sarai tu. Ok, quindi sicuramente 2 pozioni le prendo, che sono sempre strautili. Iper pozione ne devo prendere 7 perlomeno, per fare realizzanti 2, anche se devo ammettere ne sto utilizzando pochissimi, e repellenti max, che ne ho 4 e mai nella vita mi basteranno. Questo 16 per comunque buon rendere, anche se non li utilizzo tutti, sicuramente in futuro, cioè, li utilizzerò sempre. Allora, come vedete, l'uovo si è schiuso e quindi abbiamo il nostro membro della squadra, qui ultimo membro della squadra, che ha attualmente le 14, perché un po' allenato e di natura mite, quindi comunque ha attacco più alto rispetto alla difesa, mentre attacco speciale, difesa speciale, velocità più o meno ci stiamo. A fuoco dentro, quindi non può tentennare, meglio così. Per il momento ha solamente attacco rapido e arma forza come mosse utili, sperando che con l'evoluzione vada un po' meglio. Allora, sicuramente dovrò insegnare un MN che sarà forza. Sempre se non l'ho già fatto, che non ricordo mai. No. Ok, la insegnerò a Sparkle, che al posto reazione, che sicuramente è decisamente meglio come mossa. Poi, mentre cercherò di allenare un po' la squadra, ci sta Flamel, Sparkle al 44 e Bolanò al 43, quindi anche lui quasi al 44. Spero di, prima di arrivare a Nevepoli, di arrivare con gli altri membri al 44. Non dico anche Fighter, quindi il nostro ultimo acquisto, però diciamo che quanto più riesco ad allenarli, meglio è. Anche perché Nevepoli è una palestra di tipo ghiaccio, quindi il nostro Flamel ci sarà molto molto utile. Diciamo, ora come ora vado dritto per dritto, poi ripasso tranquillamente a prendere tutti i vari strumenti. Questo potrei quasi prendere, no, perché devo usare anche spaccaroccia. E avendo la squadra al completo, però questo strumento lo prendo molto volentieri, è un Geromai, potenza le mosse di tipo ghiaccio. Allora, io ovviamente mi faccio ok, troviamo un pippi su, ottimo. E doveva finire repellente proprio qui. E l'ultimo blocco, ovviamente, sbuca il Pokémon.
Allora, che andrei a battere molto volentieri. Anzi, no, perché più che altro per il semplice motivo che sta che. No, sì, lo batto per almeno ho un minimo di esperienza. Ok, 123 e 123 per fighter. Diciamo che il mio obiettivo è quello di livellare quanto più possibile Fighter, per farlo arrivare alle evoluzioni il prima possibile. Ok, scusate. Per fortuna, buona no, tanca abbastanza. L15 per Fighter, finto attacco, buono, al posto di resistenza. Sì, L16. Ok, ci manda un Tsuruuto. Ok, su pure super efficace. Direi di mandare tranquillamente Rainbow con Surf. Ok, L17 Fighter. Rapid Rush, contro Rapid Rush tutta la vita Rainbow. Ok, L18 per il nostro amico Fighter. Ok, abbiamo recuperato anche. Ok, Revitalizzante abbiamo recuperato subito, meglio così. Ok, qui non ci non sembra esserci strumenti, ma non volevo andare di qua. Perché volevo andare da questo allenatore che ci manda Armipom. Comunque tutti i livelli abbastanza alti. Voglio provare un riduttore. Ok, contraccolpo non è chissà quanto. Livello 19 per Fighter. No, perché non mi ricordavo cosa fa contropiede. Ah, ok, invece tu. Ok, direi di usare di dargli un contropiede invece contatore. No. Ok, mi sa che devo tra poco utilizzare. Ok, utilizzare le iperpozioni. Ok, tipo elettro. Voglio provare su fa niente. E ora no, ho deciso anche in questo caso di andare KO. E quindi direi di andare avanti con Deku. Tipo volante, non ricordo mai se appunto non è molto efficace. Prima o poi di dovrà finire le riprese. Ah, ancora no. Diciamo che questo Porygon è pure dentellato per fortuna. Era abbastanza tosto. Ok, livello 20 per Fighter. Allora, sicuramente userò il Revitalizzante e due iperpozioni, una per Volano e una per Deco. Allora, direi di usare questo PP su Fighter, su Palmoforza. Usare caramella rara sempre su Fighter, perché in questo modo gli si aumenta un po' l'amicizia che sia col Pokémon. Così è più semplice poi in futuro farlo evolvere. Ah, ok, altro allenatore. Ero convinto che avrà già fatto questo allenatore. Ok, Tropius di tipo erba, quindi tranquillamente
mosse di tipo volante. Ok, praticamente finito il livellamento per fighter con che basco il fatto è bastato un po' non solo per mandarlo, farlo salire di livello. E ok, quindi sembrerebbe ne bastano due. Tu sei casa di Mikuri, vero? Ok, la grande. Quindi sono pure curato. No? Tu non sei allenatore? Ciao Snowver. Ti batto solamente per arrivare al livello 44 con Volano, che cambio molto molto volentieri con Deku. Ok, perfetto. Ci manda come primo Pokémon Mr. Mime. Ok, per fortuna è fuori lama di tipo cioè non è attacco speciale bensì è fisico. Orbice X era veramente veramente top, difficile come mossa. Direi mandare Flamella con... Ok, perfetto, che su... era super figa, ci ricordavo bene. Fai del livello 23. Ci manda Dusclops e direi, se riesco a mandare KO con fuoco bomba, se decide. No, non ce la fa. L'unica è dover usare un ruolo fuoco. Sì, direi di ricambiare e di mettere di nuovo Deku davanti, così almeno si fa la sua esperienza. E Fighter ancora non si evolve. Diciamo, visto che abbiamo una bella qui vicino, direi di sfruttarla. Più che altro non usare troppo gli strumenti. Ok, Snowver già l'abbiamo battuto. Ok, incontriamo Marzia, che sta andando a Nevebule pure lei, per allenarsi, perché no, il tipo lotta e il tipo ghiaccio ne vanno molto d'accordo. Ok, altro allenatore. Ci manda Electabuzz. Allora, mi sarebbe piaciuto avere un Electivire in squadra, ma ahimè si evolve per scambio. Quindi diciamo avrei avuto Electabuzz al massimo in squadra, il che non sarebbe stato il massimo poi anche in futuro con le lotte in palestra. 41. E spero veramente che riesco a fare evolvere Fighter il più presto possibile. Allora, questa zona qui sicuramente me la voglio fare tutta per farmi gli allenatori più che altro. Quindi sicuramente andrò a raccogliere tutti i vari strumenti che incontro. Super efficace. Però per fortuna fanerello 25. E sicuramente utilizzeremo iperpozione su Deku. Qui non credo che ci siano strumenti vari, o meglio allenatori vari. Troviamo una Ultra Ball e qui sicuramente c'è un allenatore, esatto, che un Ninja Ball manda Golbat. Direi di mandarlo giù. Ok, ci usa lo sguardo. Vediamo se... ok. No. Non voglio che mi vada giù Deku.
Perfetto, vedo 41 per Deku. Questo giro però utilizzo una super pozione, anche perché i PS da recuperare ne erano molti di più. Allora, lo so, è un po' tosta per Deku livellare qui, perché sennò il tipo ghiaccio più forte rispetto al tipo erba. Poi mettendoci l'impegno anche, appunto, come non detto, mettendoci l'impegno anche la grandine, non è proprio il massimo. Ok, fighter del livello 26. Mazzo legno. Era quella una bella mossa, bella tosta. Allora, sicuramente curo Deku e con doppia di prepozione. Allora, dicevamo, come dicevo prima, sicuro mi faccio tutta la zona. Incontriamo una caramella rara. No. No. Ok. Altro allenatore uscì ora. Direi che di buttarlo giù molto facilmente su Winab. E ora ci mandano lo Sneasel. No, un morso non è che sia quanto più forte verrà. Vediamo se questo giro mi hanno KO. Perfetto. E tu? C'è un regalo, ci dà Spettro Targa. Ben venga. Però prima di arrivare a zoom, auto focus, vai. Ok. Altro strumento. Intanto abbiamo trovato scala roccia. Ora troviamo grandine. Ok. Ok, otteniamo anche una lastra gelo. Direi usare un paio di super pozioni per non finire quelle ultime tre super pozioni che ci sono rimaste. No, vorrei battere questa allenatrice. E ci manda Piloswine. Ok, perfetto, è tentennaro anche. No, ci usa vento gelato che pure super efficace e ci abbassa pure la velocità. Livello 27. Ci manda Glaceon. Io direi di mandare sicuramente Flamel per non saperne leggere né scrivere. E direi di usare quella caramella rara che abbiamo trovato su Fighter. Livello 28 e ancora non si decide a evolversi. Spero altamente che si evolva quanto più presto possibile. Allora, ok, tanto ci manda Groganth. Ok, perfetto, ha fatto brutto colpo. Con vendetta ci ha tolto veramente tanto. Ok, quindi posso usare un po' di
mega assorbimenti per recuperare qualcosa di vita. Ci manda anche Riolu. Vorrei tanto avere la sua evoluzione. Cioè, ce l'avrò, perché ce l'avrò, ma quanto prima, più che altro. Ok, in teoria sarei arrivato. Tu chi ci mandi in campo? Ok, ci manda Kirlia. Ok, intanto ora, ora vado sotto di... cioè, colpi di mega assorbimento per recuperare quanti più PS possibile. Ok, intanto poi ci manda Buoneri. No, chiaro no. Stordipugno proprio no. Ok, forse arriveremo a livello 42 per con Deku. Ok, perfetto, livello 42 con Deku. Livello 29 con Fighter. Che cosa voleva imparare? Non ho letto. Copione, no, non mi interessa come mossa. E niente, ancora non si evolve. Ok, siamo arrivati al lago Arguzia. Quindi sicuramente tanto Barry se la vedrà col Team Galassia ora come ora. Vediamo se con questi quattro no, perdo più di quello che recupero. Neanche Sneasel voglio. E non riesco assolutamente a scappare. Ce l'abbiamo fatta. Ok, strumento. E riesco a prenderlo. Ultra Ball. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Qui c'è altro strumento, un altro Ultra Ball. Allora, sicuramente nel prossimo video arriveremo a battere la palestra. Posso fare? Ok, a battere la palestra di Nevevoli. E quindi vi direi, e di aiutare Barry. Quindi vi direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti gli Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Vi saluto, ciao a tutti voi.